Entriamo nella terza pista, che tanto è indifferente quale facciamo, e partiamo dagli alleli di Urano. Difficile, folle, engine che l'abbiamo potenziato, macchina veloce. Gli anelli di Urano, 9 giri, velocità folle. Ultimamente sto giocando moltissimo a Mario Kart 8. Quindi, dai. Tu oggi sei la mia fusione, Nina. Comunque, perfetto. Aspetta. Preso. Da, mancato. Ho sbagliato, Nina. Vabbè, dai, non importa. Chissà se posso... Oh, cazzo, ho sgommato troppo. Stavo per dire, chissà se posso sgommarmela per tutta... per tutto il percorso. Proprio ciò che ci voleva. Torna qui, così ti distruggo. Sai che forse ancora non ce n'è neanche troppo bisogno. Ci vuole distruggere ancora. Devi solo sperare di avere culo e prendere... I sogni si realizzano. Abbastanza drift. Vai, Nina, beccalo, beccalo, beccalo. Benissimo. Come la caccia all'oca. Ok, portiamoci in avanti. Portiamoci il più avanti possibile. Perfetto. Altro carburante per la mia macchina del non male. So che cosa li abbia beccati quei due. L'amore in ogni infinito caso di un cristallo del potere. Dobbiamo riuscire a beccarci un altro po' di drift. Meglio di pane e burro. Oh, occhio alla scimmia. Ok, siamo molto avanti. Siamo molto avanti e abbiamo Nina che ci chineggia. Sono così felice. Dai, 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 dai. Boiade. Allora mi piace. No, io pensavo che era l'ultimo giro. Nina, torna qui. Se ci fondiamo saremo imbattibili. La verità è che non voglio perdere all'ultimo. Vabbè, ho vinto in solitaria. Siete stati dei pazzi a sfidarmi. Pazzi. Lo so, c'hai ragione. Poi questa era una pista facile. Sì, engine. Era facile questa, dai. Quanti cristalli volevano per passare? 20? Non mi ricordo. Salvataggio in corso. Siamo a 15, con le prossime due arriviamo a 19, ergo dobbiamo farci o un minigioco o una gara a tempo o qualsiasi altra roba per riuscire a beccarci un ultimo cristallo. La miniera di Urano. È vero, aspetta, se becco lo shortcut... C'è un cristallo. Ok. Mi pensa. Nina, che... qui. Ora la vittoria è assicurata. Ma che limiti di velocità rispetti? Muori. Perfetto. Il tuo tremendo ho sbagliato, Nina. Davvero. Perdonami. So come fare. Benissimo. Oh, non mi ricordavo come si cambiava oggetto. No, Nina, 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 dammi il cambio. Vabbè, eccolo lì, il passaggio. Ok, Ninus, va bene. Non importa. Ho sballato, ho sballato. Non importa, Nina, guido io. Questo gioco fa schifo. Ok, spara, Nina. Ancora. Benissimo. Siamo primi. Vuole distruggere ancora. Ok, devo rimanere io alla guida perché dobbiamo prendere questo sì che mi il può passaggio. Perfetto. La mettiamo qui la scimmia, che così non la possono evitare. Chi ci ha beccato? Cosa ci hanno sparato? Il sottomarino. Mio. Sono mio. Ok. Allora ti piaccio adesso? Già. Mi piaci tantissimo, Engine.
Mi spiace, topi di fogna! È mio! Torna qui! Così ti distruggo di nuovo! Ok. Ok, Nina. Tra poco ci sfondiamo. Prima... Esatto, dovevo passare di qua. Non era questo il passaggio segreto? Oh, cacchio! Proprio ciò che ci voleva! Ero convinto che questo fosse il passaggio che mi avrebbe dato... Altro carburante per la mia macchina del male! Il cristallo! Oh, però siamo primi fissi per ora. Meglio che te ne vada! Nina comunque com'è che è così indietro, boh? Oh, l'amore infinito. Oh, certo che stallo del potere. Nel momento in cui ci siamo defusi, ce la siamo cavata alla grande. Guarda quanto siamo in avanti. Meglio di pane e burro. Certo. Nina, ci dobbiamo fondere. Sei così avanti solo grazie a me, quindi. Il potere mi invade. Mi va bene chiunque, va bene anche lui. Va benissimo anche Cortex. Perfetto. Presenta la tua auto, così posso rifarla. Guido io che... Sono così felice. Che così tu c'hai l'aimbot e vinciamo sicuro. A meno che non fai lo stronzo. A meno che non fai lo stronzo ti defusi a fine percorso, Cortex. Ma quello, ricordiamo. Merda, 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 merda. L'ha fatto Crash perché è infame. Con questo potrò fare un sacco di azioni malvagie. No, no, Cortex, dove miri? Oh. Una vera tragedia! Finalmente sei mio! Ok! Dai, vieni incontro! E cosa hai? Sei dove stava mirando, Cortex? Dove stava mirando? Ma meno male che ho cambiato. Che ho cambiato io in attacco! Avremmo perso se non era per me. Cioè, se Cortex stava mirando dietro, quell'altro ci ha superato. Dio mio. Ok, ultima pista. E speriamo che sia qui che ci sia lo shortcut. Così prendiamo l'ultimo cristallo e l'abbiamo finito. I crateri spaziali. Bam 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 bam. Ninuzza, io e te fondiamoci subito. Così, di botto. Ci rincontreremo. No, perché continuo a sbagliare? Ok, era il quadrato per continuare a cambiare l'arma. Ma ti ho colpito tanto forte, vero? Perfetto. Ok, ok, ok. Dove sono tutti? Sì. Preso? Che manovra. Qualcuno sta arrivando da dietro, vero? Cosa abbiamo? Preso? Nina, ci penso io a guidare. Tu vai avanti e spara. Ho messo prima la doppietta. Mi spiace, topi di fuoco. Preso, perfetto. Dicevo, ho messo prima la doppietta perché... Esatto, i missili ci serve tenerli da parte per il momento. Sono molto fondamentali per la nostra vittoria. Perfetto. Il
Oddio, stavo per sbandare. Allora ti piace? Ok, adesso? È questo? È questo, è questo, è questo? Yes! Cristallo del potere raccolto. Benissimo. Ok, con questo abbiamo vinto. Basta, cioè, nel senso, abbiamo vinto. Abbiamo ottenuto, sì, che mi può essere utile, tutti i cristalli necessari per la nostra battaglia. Oh. Perfetto, abbiamo mancato gli oggetti. Nina, ci dovremmo sfondere, mi sa. Ci dovremmo sfondere solo per ricaricarci le armi. Ma giusto per stare sicuri, non per altro. Non perché per la mia macchina del male. Non ti voglia con me, sia chiaro. Perfetto. Un bel po' di boost ce lo siamo preso e ci siamo presi una fiamma al culo. Ok, defondiamoci. Non sei abbastanza. E rifondiamoci appena tocchiamo terra. Fuoco alle armi! Perfetto. Nina, scegli uno sport più lento. Come mi dispiace. Una caccia loca, o che ne so, qualcosa con le occhie. Guido io. Anche se Crunch non sarebbe una cattiva idea da fonderci. Con questo potrò fare un sacco di azioni malvagie. Perfetto. Prendiamo anche lo shortcut che ci velocizza. Prendi il nostro cosa? Percorso. Ho detto padre. Oh, a differenza di tutti gli altri percorsi a questo giro. Dove hai la fega? Sfegatato. Perché non spari? Nina, perché non spari? Sei scema? C'avevi Crunch lì accanto. Preso? La tua auto. Madonna mia, che tiro! Che tiro che gli ho fatto, gli ho lanciato una gallina in bocca. Ok, aspettiamo magari che arriva. Dove ce l'hanno lanciata sta mucca? Aspettiamo che arriva qualcuno. Perfetto. Così ci assicuriamo un po' la distanza. Proprio ciò che ci voleva. Togliamo una gallina per avere un'altra gallina. Fantastico. Madonna mia, come l'ho beccato Crunch con quella gallina io. Come li stiamo uccidendo? Forse con la scimmia. Forse con la scimmia che sono troppo bello. Che ho lasciato qualche giro fa. Ok Nina, ci siamo. Vai col warp. Anche se non vedo nulla. Mio! Benissimo! Mio. Non puoi averlo! Per un attimo ho pensato che avremmo sbattuto e non saremmo passati. No, 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 no! No, 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 no! Perché? Si è capovolta la macchina, avevo vinto. Si è capottata la macchina. Gara perfetta. Gara perfetta, capottata la fine. Oh, Dio mio, però abbiamo preso il cristallo e almeno su quello siamo a posto. Perfetto, e con questo abbiamo vinto. Facciamo finta che prima non è successo niente. Ma cosa più importante, a parte Crash appena caduto, ora, a parte questa gang di pinguini, abbiamo tutti i cristalli di cui avevamo bisogno. Doniamoli al macchinario. 20 cristalli. Vai. La pedana di salto è stata sbloccata. Tantaran! Che per qualche motivo questo è il doppiaggio in inglese. Che cazzo ti ridi? Lo sai, è vero che basta che fermo il razzo, no?
Oh no, il razzo non funziona più. Lancio interrotto. Lancio interrotto. Andiamo avanti, non puoi farmi questo. E invece, guarda un po'. E va bene, frutto marcio, dammi quella gemma del potere nera. Col Ehi, cavolo! Ciccia, chi hai chiamato marcio? Oh no, è esploso. Ehi, amico! Questo schifoso Bandicoot ha rovinato il mio piano di sfruttamento del parco come copertura strategica. Sì, mio signore. Sì, sì, sì. Basta essere felici. Distruggili tutti. E io alzo questo. E io una gallina. Povere galline. Io odio il pollo. Ci rincontreremo, Crash Bandicoot! È proprio vero. Ci rincontreremo, Crash. E ai vincitori va il premio. Congratulazioni, Bandicoot. Grazie, signor... Pollo. Mister Pollo. Tutto questo è molto bello, ma vorremmo restituire il parco al suo legittimo proprietario, Ebenezer Crash. È un gesto molto carino da parte tua. Però è morto. Ma non credo che gli servirà a nulla. Ora che la sua gemma del potere nera è scomparsa, il vecchio Ebenezer ha i giorni contati. Oh, no. Crunch è triste. E Crash invece frega niente. Sono vive. Ach du liebe, wir sind aber nicht immer hier. Crash, ragazzo mio, lo devo solo a te. Dankeschön, Andy! Tessere vitali c'è gratis per tutte bande, Casia! E pepora! E pepora! E pepora! Hai un po' esagerato, Crash. E ora, verso nuove avventure! Vabbè, rimettetegli da sta gemma. E con questo hai battuto il gioco. Continua a giocare per sbloccare tutto. Che cosa? Tutto. Ma a parte il signore qua, questo qua, guardalo, guardalo. Sta driftando, non si sta neanche muovendo. Guarda lì. Dio mio. Comunque, è stato bello. È stato bello rigiocarlo questo titolo. Ancora oggi, secondo me, è un ottimo titolo secondario della saga di Crash Bandicoot. E nonostante questo, le meccaniche sono buone, le piste sono fatte bene, i potenziamenti costano un pochino, però sono tutte belle. Cioè hai comunque tre scelte di macchie per ogni personaggio. Sarebbe stato un po' meglio se ogni modello diverso di macchina avesse un'arma diversa, ma capisco che hanno deciso di dare un'arma singola a ogni personaggio. Ma in tutto questo ogni mondo è stato carino. Me li ricordavo più lunghi, ma da bambino è tutto più lungo, giustamente. Pensi che sia tutto infinito, poi alla fine ci vuole veramente poco per fare un livello. Ma fatti tutti bene, tutti molto molto belli. Signori, è stato davvero bello poter portare questa serie e credetemi, erano veramente tanti anni che avrei voluto farla qua sul canale. Vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.